Appunto, fatta questa parentesi, dicevo, sarebbe interessante approfondire questo discorso su Gentile e il fascismo. Citiamo anche Croce, no? Audiatur et altera pars, come si diceva dicevano i latini, il quale Croce, nella teoria e storia della storiografia, dice una cosa con un lessico suo diversa rispetto a Gentile, ma che nell'essenziale potrebbe essere almeno questa sottoscritta da Gentile perché è espressa in puro lessico hegeliano o fichtiano. Quanto lungi navighiamo nel gran mare dell'essere, non usciamo mai dal ben definito mare del pensiero. Questo è il punto. Il mare dell'essere è sempre il mare del pensiero. Non si può mai, appunto, Gentile diceva, l'intrascendibilità del pensiero. Tutto ciò che è sempre mediato dal pensiero. Il pensiero che è pensare in atto, abbiamo detto, è azione il pensare, no? Questo implica per Gentile, come per Fichte, il primato della ragion pratica, se volete. Il primato della ragion pratica. Appunto, riprendo un tema già svolto, ma che deve essere sempre ben presente. L'io per porsi deve contrapporre a sé un non io. Questo è il modo in cui Gentile riprende la dottrina della scienza di Fichte. Questo vuol dire che per diventare pienamente cosciente di sé, punto primo, cioè per sapere di sé come io, e insieme per esercitare l'azione che inesauribilmente è, dato che appunto l'io è autoctisi, libera azione, libera posizione di sé, attività spontanea inesauribile, ebbene, per diventare pienamente cosciente di sé e per esercitare l'azione che inesauribilmente è, l'io deve oggettivarsi a se stesso, deve porsi come il non del proprio io, potremmo dire. Deve appunto oggettivarsi a se stesso istituendo la dualità di soggetto e oggetto, oppure come dice Gentile, di pensato e pensante, e deve sempre da capo risolverla nell'unità del pensare in atto. Deve affermarla e negarla, deve porla e superarla. Potremmo dire che l'io, per acquisire coscienza di sé, deve porsi come oggetto e quindi negarsi come soggetto, farsi oggetto a se stesso, e poi per essere inesauribilmente l'attività che è, l'autoctisi che è, deve continuamente negarsi. Negarsi e superare quella negazione. Negare, o se preferite, negarsi facendosi non io e sempre da capo negare la negazione per affermarsi. Potremmo dire l'io deve porsi come non io e al tempo stesso superare il non io riconducendolo all'io, quindi negare la propria negazione. L'io deve oggettivarsi e superare l'oggettivazione riconoscendola come identica e opposta a sé. Questo è il ritmo, come vedremo, del pensare e della storia, anche per Gentile, del pensare e della storia. Appunto, questa è anche la cifra della dialettica del pensare, la quale, come già vi dicevo, citando Gentile, non conosce mondo che già sia. Non c'è un mondo lì, già dato. Il mondo è continuamente prodotto dal pensare in atto. Per questo il pensiero, dice Gentile, è cosmogonico, crea continuamente la realtà, che non è una morta gora, dice Gentile, no? Qualcosa di dato, statico, inerte, ma è sempre l'esito di una soggettiva creazione, come la chiama Gentile, no? E non, dice Gentile, di una rivelazione oggettiva. Potremmo dire con il linguaggio di Heidegger che l'oggetto cessa di essere pensato come Anwesenheit, come presenza data, e viene a essere inteso come posto continuamente dal pensare, come posto dall'atto, in una sostituzione dell'antica ontologia con una nuova, ma già fichtiana, attologia, no? Continuamente posto l'essere. Fichte diceva che bisogna dedurre l'essere dal fare. L'essere e il fare coincidono. Hai il fare se guardi al soggetto agente e hai l'essere se guardi al risultato di quel fare, all'esito, alla Tatsache, appunto. Questo vuol dire, come già abbiamo detto, che non vi è altra realtà all'infuori di quella che si viene realizzando ad opera del pensare come atto in atto, e al tempo stesso vuol dire che il pensiero è intrascendibile. Ogni essente esiste in quanto è saputo, ovvero, dice Gentile, in quanto è posto dal e nel pensiero pensante. Questo è il punto fondamentale. Per questo Gentile, soprattutto nei suoi studi su Vico, e Vico è un autore molto presente in Gentile,
dice che questa grandissima intuizione per cui la verità non è esatta riproduzione di una realtà data, ma è un fare continuo che si dipana nel tempo, nella storia, storicità, potremmo dire prassi, sono determinazioni congiunte in gentile. Questa determinazione era già stata scoperta dal nostro Vico, dice Gentile. Per questo appunto la tesi della circolazione del pensiero europeo viene bene a Gentile, no? Perché l'idea centrale nell'idealismo dell'identità di pensare ed essere, della concezione dell'essere come esito di un fare, è già tutta, secondo Gentile, in Vico, no? Verum et factum convertuntur, no? Verum et factum convertuntur, cioè il vero e il fatto, cioè il fatto come esito di un porre, coincidono. La verità non è corrispondenza, ma è posizione, è un fare. È un fare. No? La domanda che anche Gentile, come Fichte, si pone è: ma perché l'io deve negarsi, ponendosi come non io? No? La domanda cruciale. Perché deve negarsi? Un po' già abbiamo risposto, ma bisogna, per poi addentrarsi bene nelle pagine della teoria generale dello spirito come atto puro, insistere su questo plesso teorico, altrimenti difficile, no? Perché appunto l'io deve negarsi, ponendosi come non io, anzitutto per acquisire coscienza di sé, l'abbiamo detto, per sapere di sé. Ora, sapere di sé, ovvero avere coscienza di sé, implica per l'io, l'abbiamo già detto, farsi oggetto a se stesso, cioè negarsi come soggetto e porsi come oggetto. Quindi l'io deve porsi come non io. Potremmo dire deve farsi oggetto della sua stessa azione conoscitiva. Ma poi anche, perché, come già dicevamo, per poter essere cosciente di sé come io, come soggetto, l'io deve distinguersi rispetto a qualcosa che sia differente rispetto a sé, no? Deve essere cosciente di sé per contrasto rispetto a qualcosa che non è io. Potremmo dire che la coscienza del non io è essa stessa funzionale alla coscienza che l'io acquista di sé. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che l'io, come dicevamo, è per sua stessa essenza attività. La realtà è l'esito di un porre e l'io stesso è questo porre continuo, questa posizione di sé che avviene ponendosi come contrapposto a se stesso e superando sempre di nuovo questa contrapposizione. Perché deve fare questo l'io? Perché se deve essere attività in atto, deve sempre di nuovo agire su un oggetto altro da sé. Deve porsi come oggetto. E poi riconoscere, agendo su quell'oggetto, che esso è identico, sia pure opposto a sé, identità nell'opposizione, deve porlo come diverso da sé, agirvi e poi riconoscerlo come identico a sé, e sempre di nuovo porlo. Deve cioè, appunto, sul piano etico, anche in Gentile come in Fichte, la valenza etico-pratica e decisiva, deve sempre di nuovo agire sulle proprie oggettivazioni, che non hanno nulla di definitivo, perentorio, ultimativo, sono sempre provvisori in quanto cristallizzazioni della prassi stessa dell'io. Deve appunto l'io, per essere se stesso, sempre da capo agire e trasformare il non io che ha posto, inesauribilmente, diventando sempre più cosciente di sé. Dove questa è la vicenda dell'io individuale, ma anche di quel grande io che è l'umanità. Grande io che è l'umanità, che diventa sempre più cosciente di sé agendo nella storia. Cioè, appunto, Gentile tiene insieme il piano dell'io empirico, diremmo con Fichte, dell'io trascendentale. L'io empirico e l'io trascendentale. Potremmo dire che il farsi oggetto del soggetto, cioè il proprio autonegarsi, è per l'io condizione imprescindibile per la piena corrispondenza con se stesso. Quindi anche quella di Gentile è una filosofia, diremmo, secondo il lessico tedesco, dello Streben, no? Dello sforzo, della tensione volta a superare continuamente le oggettività poste e mai date, sempre poste e quindi superate. Anche per Gentile la realtà è in qualche misura defatalizzata. Fin dal testo su Marx, Gentile scopre con Marx quella che lui formula in una espressione efficace.
Fatum non datur. Fatum non datur, non c'è un destino, un'oggettività intrascendibile. Tutto è sempre di nuovo posto e superato, e la storia umana consiste in un graduale, mai esauribile, opera di trasformazione della realtà oggettiva per renderla sempre più conforme alla soggettività agente. Come dice Gentile nel Sistema di Logica, il mondo sempre è quello che noi lo facciamo. Il mondo sempre è quello che noi lo facciamo. Guardate quanta carica antiadattiva vi è in queste parole contro, potremmo dire, la banale riduzione di Gentile a esponente del fascismo o a reazionario, no? Sono categorie utili per non capire nulla queste, evidentemente, no? Anzi, sono categorie che esimono dal pensare, ci dispensano dal pensare. Appunto, riprendendo quanto detto, nell'autocoscienza il soggetto oppone sé come oggetto, ovvero come pensato, a sé come soggetto, ovvero come pensato. Così facendo, dunque, il soggetto si sdoppia, io e non io, e poi si ritrova nella unità, potremmo dire, l'atto del pensiero come atto in atto, ritrova la propria unità nella duplicità posta e superata. Posta e superata, riconoscendo che quello che per l'intelletto astratto è un oggetto autonomo indipendente, in realtà è l'io stesso che si è fatto oggetto a se stesso. Quindi la apparente dualità è sempre di nuovo risolta nell'unità. Questo vuol dire che tutti i fatti del pensiero, tutti i pensati, rimandano sempre all'unità dell'atto del pensare. Questo vuol dire anche, come già ci siamo detti, che fare ed essere sono la stessa realtà. Fare ed essere sono la stessa realtà considerata da due prospettive diverse. Se si guarda all'io ponente, al soggetto agente, si ha il fare. Se invece si guarda, potremmo dire, all'esito di quel fare, alla posizione, al risultato, alla tazza che diceva Fichte, allora hai l'essere. L'essere che è dedotto dal fare, appunto. Questo appunto.